Buongiorno a tutti, oggi ci troviamo a... Salutate Giorgia, ciao Giorgia, bentornati sul canale intanto. Ci troviamo a San Diego di nuovo, come sapete vi ho sempre detto che San Diego è piena di attrazioni, zoo, parchi, divertimento eccetera. E oggi siamo al parco acquatico di San Diego, che è un parco acquatico immenso, pieno di attrazioni. Com'è Giorgia? È divertente, vogliamo fare cose folli e andiamolo a vedere. Ed eccoci all'interno, appena passati i controlli. Allora, c'è da dire, faccio una premessa. Purtroppo è legato a un brutto episodio il SeaWorld di San Diego, perché nel 2009 purtroppo uno degli istruttori delle orche è stato attaccato da una delle orche e ha perso la vita. Da allora gli istruttori non entrano più in piscina con le orche, perché sono tanti gli spettacoli con gli animali. C'è le orche, ci sono i delfini, le foche, e dopo andremo a vederli. Faccio una premessa, non c'ero mai stato, quindi oggi lo scopriamo insieme. Ovviamente è particolarmente dedicato ai bambini, perché sono un sacco di attrazioni pensate ai bambini, dove possono toccare, fare esperienze. Già l'ingresso è molto bello perché sono un sacco di vasche dove si possono toccare diversi tipi di pesci, da quelli che si attaccano alla pelle ai piccoli squali, e i bambini impazziscono. Come tutti i grandi parchi americani, ogni evenienza, ogni festività si inventa qualcosa, quindi Halloween troverete il tema Halloween, troverete a San Patrizio e tutti così via. Così anche a Natale. Ogni evento è un'occasione per fare qualcosa di diverso e soprattutto attirare persone. Ovviamente sono veramente i re del marketing, perché adesso puoi dare da mangiare alle foche e compri 4 pesciolini a $6. Pensate, ovviamente tutti i bambini vogliono fare. Ok, abbiamo appena visto il primo show dei delfini e come si chiamavano gli altri? Le specie di delfini balene, ed è stato uno spettacolo spettacolare, veramente bello. Com'era, bimbe? Se venite con i bambini, fateli mettere il costume, come vedete possono anche giocare con l'acqua, c'è un parco giochi gigantesco, guardate questa nave, dove possono bagnarsi, lavarsi, anche perché fa veramente caldo, e devo dire che è stata una bellissima idea. Ovviamente ci sono diverse parti del parco, adesso stiamo andando verso le orche, e ogni tema ha i suoi negozi, con i gadget personalizzati, quindi tutte le orche, tutti i delfini, le orche che sparano le bolle, eccetera, eccetera. Loro sono dei grandissimi venditori, lo dico sempre quando vado nei parchi, ma è così. Adesso stiamo andando dalle orche.
sanno fare i soldi. Questi qua vai dentro e ti asciugano completamente, essendo che i delfini e le orche ci lavano gli spettatori, per 6 dollari ti puoi asciugare completamente. Fanno soldi dovunque, incredibile. Ovviamente anche lo spettacolo delle orche è stato all'altezza delle aspettative. Adesso le guardiamo da sott'acqua, perché c'è una mega vetrata, come vedete, sotto alla piscina delle orche. Il percorso è veramente spettacolarizzato. Adesso stiamo entrando sotto la vasca degli squali, all'interno un tunnel completamente di vetro. Ovviamente, passata la vasca degli squali, ci sono gli squali da comprare, tutto in tema squali. Ovviamente c'è tutta la parte d'acquario, però la particolarità è che ci sono, diciamo, gli anfiteatri per gli spettacoli, ci sono anche quello che è, diciamo, il parco divertimenti classico, che però bene, se come in California ce ne sono assolutamente tanti, che questo è niente in confronto. E ovviamente siamo sul mare, bello perché siamo proprio sull'oceano. L'intento di questo video è quello di farvi vedere la particolarità del SeaWorld e non il parco divertimenti, perché come dicevo prima, quello lo potete trovare in qualsiasi parco divertimenti proprio specifico per quello. Ovviamente loro aggiungono anche questo per cercare di dare più divertimento e attirare più persone. Però ecco, le esperienze, diciamo, gli spettacoli del SeaWorld sono la cosa unica che lo caratterizzano. Ovviamente appena passati i pinguini vendono i pupazzi dei pinguini. Per ogni scenario creano anche l'ambiente di studio e l'ambiente naturale. In questo caso hanno ricreato l'ambiente di studio dei scienziati che vanno all'Artico. Siamo nella zona del Beluga, dei Tricheki, insomma, nell'Artico. Ok, voto veramente alto per questo parco divertimenti. Solo gli spettacoli con le orche, con i delfini e con i pinguini vale veramente la pena. Spero di avervi fatto vedere le cose veramente interessanti. E ricordatevi di iscrivervi al canale e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!